Bentornati, il caso del giorno. Yes, I can. Io posso farlo. In realtà ce la farà? Ce la farà Barack Obama? Iniziamo subito sentendo queste sue parole. 20 secondi di parole di Barack Obama. America can change. Yes, we can. Yes, we can. Thank you. God bless you. And may God bless the United States of America. Come dicevo prima, in studio con me Alba Parietti, Kay Rush, Vittorio Feltri. Vittorio, qualche giorno fa tu hai detto che la vittoria di Obama non avrebbe cambiato nulla. Perché? E così penso che sarà, nel senso che gli apparati della Casa Bianca garantiscono una certa continuità, la democrazia americana è molto solida, quindi ci saranno dei cambiamenti politici, come ovvio che sia, ma nessuno stravolgimento, l'America continuerà per la sua strada e immagino che il punto principale per Obama sia quello di uscire da una crisi economica che ha sconvolto il paese, sicuramente più dall'elezione di un uomo di colore che non era mai avvenuto. Okay. Io devo dire che ha cambiato già qualcosa nel mio paese. Parlo da americana, non ho mai parlato molto del mio background, però sono figlia di immigrata, nata nel ghetto, nelle case popolari, cresciuta con i neri, spessissimo oggetto di scherno e di razzismo. Io negli anni 60, che solo perché ero metà giapponese, poi dopodiché ancora di più perché i miei amici erano tutti neri, i miei primi fidanzati erano neri, ho perso un lavoro negli anni 70 perché la mia migliore amica era nera, cioè il mio linguaggio da piccola era quello dei neri, quindi per noi è un cambiamento enorme. Poi io ho votato per Obama non perché era nero, ma perché lui rappresenta gli Stati Uniti. Il fatto di vedere questo in così breve tempo è emozionante, è una cosa per noi che è incredibile vedere come il popolo americano abbia superato una barriera così incredibile, così forte, perché poco tempo fa c'erano i neri che non, cioè, ripeto, io non potevo anche uscire con i neri, poi lo facevo perché io ho la testa mia, poi prendevo per le fortuna. Botte, ero proprio set loud, I'm black and I'm proud, cioè ero proprio nera dentro e orientale fuori, quindi vedere in così breve tempo quello che è successo negli Stati Uniti, io posso dire di essere orgogliosissima di essere americana adesso, è un popolo incredibile e quello poteva succedere solo nel mio paese. Io condivido la sua emozione, anche se non la posso condividere totalmente perché non Grazie. Sono americana, però mi rendo perfettamente conto di quello che vuol dire. È un'emozione fortissima perché non riesce a trattenere no, le lacrime. No, è un'emozione evidente, chiara, fortissima, ma comunque questa è una svolta epocale, totale, secondo me, che cambia proprio la testa della gente già, perché sì. È già alla base che c'è un cambiamento. Cioè, un presidente di colore, oltretutto un presidente che non viene come poteva essere nel caso di Kennedy, che rappresentava in qualche maniera il futuro, anche non razzista, anzi contro razzista, però veniva da una lobby, da una famiglia importante e poi si sono anche scoperte delle cose che poi non erano totalmente come nella vita invece di Obama, che nasce in una situazione assolutamente poi da madre bianca, non dimentichiamo sua madre, madre bianca, padre di colore, afroamericano, sì, padre americano puro, padre di colore, ragazza quasi madre che alleva il figlio da solo, scuole, meritocrazia totale, quindi crescita e tutto ciò che sì. È il sogno di ognuno. Il sogno americano. Certo, e non solo, anche il nostro sarebbe. Sì. Sarebbe il sogno di tutti, quindi in qualche maniera un presidente che nasce e si crea la sua fortuna e la fortuna forse di un paese da se stesso e dalla propria forza di colore è importantissimo, una svolta importantissima. Vediamo questo servizio e poi do di nuovo la parola a Feltri. Чикаго начинается выступление Барака Обамы. Барак Обама. Ha ganado las elecciones. Барак Обама. Giro del mondo nelle TV di tutto il mondo, sintonizzate su di lui, l'uomo che l'America ha scelto per il suo futuro. Un presidente, uno slogan, un sogno, parola di lunga tradizione con cui saluta quel mondo che lo celebra. Se c'è qualcuno che ancora dubita se sia ancora vivo il sogno dei nostri padri, stasera ha la sua risposta.
E sul palco ancora una volta Barack non è solo, ancora una volta è insieme alla moglie e alle figlie. Un bacio, un sorriso, un trionfo di coppia familiare. Tutti in rosso e nero, come la sua cravatta, tutti uniti nell'Obama style. Questione di colori, ben scelti e ben abbinati, questione di parole, di una voce bella e profonda, ma anche di gesti, delicati con un bimbo tra le braccia, o scherzosi, con un cowboy al fianco, ma anche atletici, a centrare un canestro, perché anche per vincere ci si deve allenare. Rebound Obama, puts it in! Obama in bianco e nero, come l'America che l'ha votato, come il colore delle foto di una vita con le idee scritte negli occhi di bambino. Occhi che sanno anche piangere per una nonna amata che se ne va. Un uomo con la vanga in mano e con le mani strette alla gente, candidato del popolo così come delle centinaia di star che lo hanno sostenuto e soprattutto di quel ceto povero, accompagnato materialmente al voto perché senza macchina, cultura, speranza. So from our family to yours, I'm Barack Obama and I approve this message. Primo nero in una casa finora sempre assolutamente bianca, pronto a ridipingerne l'aspetto e il senso di tanti modi di dire e pensare. Yes we can, l'ha promesso e in tanti gli hanno creduto. Tocca a lui ora dimostrarlo, dimostrare che un domani nero potrebbe non essere tale. Vittorio, la gente si identifica in lui per quello che ha detto Alba, perché si è fatto da solo, oppure lo percepisce come un elemento innovativo, no? Rispetto alla rigidità degli schemi politici, un personaggio indipendente, non legato necessariamente a un partito? Sì, propendo per la seconda ipotesi.